l'evoluzione del movimento è un po' difficile da descrivere. Certamente è un movimento che si è consolidato nei suoi aspetti più migliori, direi, finora, cioè come un movimento intanto nazionale e veramente dappertutto, in particolare e soprattutto nelle ultime scadenze ha verificato degli altissimi livelli di concentrazione nelle città del sud, a Tolosa, Bordeaux e così, ma insomma c'è dappertutto da un lato. Dall'altra parte ha cominciato a strutturarsi e questa strutturazione è lenta ma è anche abbastanza forte da quello che si capisce, cioè si formano ormai dove c'erano dei rond-point, ecco adesso c'è un'assemblea permanente o c'è un club che si costruisce, cioè sono delle strutture non territoriali ma sparse ed effettivamente sul terreno nazionale, che sono momenti di progetto, momenti di discussione, di progetto, e si è consolidato immediatamente il no al grande dibattito proposto da Macron. Si è sono sviluppati invece tutta una serie di collegamenti, in particolare ce n'è uno qui sopra Parigi, a Commercy, che è un coordinamento che verso, credo sia il 26-27, a metà febbraio, devono trovarsi appunto di un momento di messa insieme, insomma, ecco così, e sono delle cose estremamente importanti, cioè c'è un fenomeno, c'è un processo organizzativo in corso. È un processo organizzativo, dico, nel miglior modo possibile, insomma, assolutamente orizzontale. Non ci sono leadership, se Dio vuole, no, basta, è un movimento leaderless, proprio, ecco, così. C'è un movimento di coagulo, ecco, così, delle opinioni, degli obiettivi, eccetera. Quali saranno gli ulteriori sviluppi, non lo so. Non lo sa nessuno in realtà, perché appunto c'è questa struttura fortemente che si è impadronita degli strumenti di democrazia diretta e prima di tutto li gestisce in proprio, ecco. Quindi bisogna aspettare veramente di domenica in domenica, non giorno dopo il sabato, ecco, per riuscire a capire come vanno le cose. Però questi mi sembra che dimensione nazionale tenuta contro il tentativo di Macron di assorbirli nel dibattito, tenuta veramente in esterno, mantenimento di un livello orizzontale senza leadership, sviluppo di organizzazione in termini anche questi appunto orizzontali e di collegamento interno, cioè una moltitudine che si compone, ecco, così sembra una cosa molto molto importante. Tutto questo, tutt'altro che concetturale, diventa un vero aspetto di contropotere alla società francese, ecco, per il momento. Ciao, il ciclo di lotte è stato un ciclo di lotte estremamente interessante, questo fuori dubbio, sono state le due grandi stagioni, quella contro la Travai, no? Contro la legge sul lavoro, e il secondo, quello attorno ai ferrovieri. Sono state due fasi di lotte molto importanti, però direi che qui la cosa è diversa, radicalmente diversa, malgrado tutto, malgrado le novità, gli aspetti di novità che c'erano nelle due grandi lotte, no? Le due grandi lotte erano ancora un residuo, diciamo così, della leadership sindacale alla fin fine, no? Della settorialità, dei bisogni espressi, ecco, e aveva una struttura fondamentalmente metropolitana, no? Quando non fosse addirittura parigina, ecco. Quindi mancava l'esperienza nazionale, il movimento, c'era ancora questo legame al sindacato. Al sindacato, guardate bene, cioè il fatto che oggi non ci sia sindacato in piazza non è
né una perdita né un vantaggio. È il fatto che il sindacato non ci può stare, perché qui le rivendicazioni sono rivendicazioni immediatamente politiche e politiche complessive. Quello che si chiede è il salario sociale, l'aumento, la capacità di stare al costo della vita. L'avvertenza è una vertenza globale sul costo della vita, non è più l'avvertenza sindacale qua e là, è un discorso sulla distribuzione in una società nella quale, tutti lo sanno ormai, il comando capitalista non passa più attraverso le fabbriche, passa attraverso quella che è la complessità proprio dell'estrazione sociale di valore. Ecco, quindi è un movimento che si pone a un livello altissimo, che liquida il sindacato, no? Come elemento veramente di un altro secolo. A me, dico con sincerità, sono felicissimo quando vedo i gruppi di sindacalisti di base che entrano nelle manifestazioni. E penso che questa sia una cosa da accentuare, da spingere, lo dico ai compagni che ci sono in giro, che lavorano su questo terreno, e io spero che questa cosa possa andare avanti. Però c'è stato Laurent Berger, no? Che è il segretario della SFDT, cioè in Italia che cos'è? Quello del sindacato cattolico, quello. CISL. CISL. Ecco, corrispettivo della CISL, che ha detto i gilets jaunes sono un elemento mortale per il sindacato. E effettivamente rompono completamente la settorialità dell'azione sindacale. E non solo la rompono, ma soprattutto rompono la funzione che il sindacato ha assunto oggi, che è una funzione statale, no? Di convogliamento delle proposte produttive, direttamente produttive, industriali, senza minimamente rendersi conto che la produttività è sociale. Questo ormai è gente che agisce, diciamo, è un vero sindacato sociale quello dei gilets jaunes. Però nello stesso momento in cui diventa sindacato sociale è una forza politica, un contropotere complessivo. Sulle specificità francesi sono molte, cioè ci sono queste cose di cui non si riesce mai a capire, insomma, quale sia fino in fondo, cioè queste qui si ricordano tutti il 68, ecco, ma adesso sempre di più ha cominciato a parlare del 93, dell'89, del 1789, 1793, si chiamano club perché è il club giacobino, cioè le scuole francesi. Ed evidentemente tutta questa gente assai colta, perché è gente che vive, sei un proletariato, una moltitudine, chiamalo proletariato come vuoi, di livello molto alto, cognitivo, quello che c'è tutta gente che legge i giornali ogni giorno, insomma, per parlarci chiaro, che ha un dibattito politico aperto anche fuori dalla c'è una società colta, la società francese, ecco, per dirlo in parole povere, anche il disoccupato è un prodotto, no? Di una società nella quale i flussi culturali sono abbondanti, ricchi. Ecco, quindi ci sono queste caratteristiche che sono nel bene e nel male, insomma. Ecco. Io non so assolutamente quale possa essere l'atteggiamento rispetto ai propri dei migranti. So, per esempio, che Macron, proprio contro i gilets jaunes, cerca di aprire il dibattito al loro interno su questo, per dividerli, con tutta probabilità. C'è stato uno spostamento a destra di Macron nelle sue ultime espressioni, no? È stato un atteggiamento estremamente, estremamente provocatorio, ecco, direttamente provocatorio. Io penso appunto a destra e sulle caratteristiche francesi del movimento. Ecco, cioè nazionalismo e questione dei migranti, anti-Europa e questione dei migranti. E Macron per farlo deve avere veramente molta paura, ecco, questa è una cosa sicura, se fa delle provocazioni di questo genere è perché ha veramente molta paura. Il movimento, comunque, questo è come discorso globale, è un discorso che è un discorso globale, è un discorso sul quale, per esempio, la sinistra americana però non è ancora arrivata, per parlarci chiaro. Da Occupy,
alla sinistra socialista, ecco, che oggi si è creata all'interno delle correnti del Partito Democratico, su questo livello non ci sono, questo è sicuro, insomma. Quindi è un momento estremamente alto questo di lotta in Francia, è per così dire un momento tendenziale. Si tratta di che stamattina parlavo per esempio con una, facevo un'intervista con una, per Mediapart, che è una cosa molto importante qui, è un giornale media social, no? Così, ecco, molto importante. E c'era una tipa che mi intervistava, che sta in Ungheria, che era spesso, che lavora sull'Ungheria, e mi diceva che per esempio in Ungheria quello che sta succedendo oggi è il prestigio dei Gilets Jaunes nella lotta contro questa folle legge sul lavoro che ha fatto Orban. Sapete che cos'è? Non so, sono 400 ore di lavoro straordinario che si possono imporre al dipendente e sono pagate nei prossimi tre anni, nei successivi tre anni. Cioè, 400 ore di lavoro straordinario pagate non subito, neanche subito. Ecco, ma nei prossimi tre anni è la follia. Dice che lì, per esempio, c'è questo grande fermento, ecco, legato ai Gilets Jaunes. Io poi di questo non so altro, insomma, poi ci sono le cose caricaturali, ovviamente. La gente che si mette i Gilets Jaunes così, ecco, per fare. Anche in Italia. Anche in Italia, ecco, evidentemente sono cose caricaturali, che non, ma certamente è qualcosa di molto forte a livello globale. E insisto appunto su questi aspetti veramente di democrazia diretta, questa critica radicale della democrazia rappresentativa. Ecco, veramente, cioè, sapendo ormai veramente che dal vertice fino al comune, all'ultimo comune, così, è una macchina che non ti perdona. Ecco. E invece come si fa a costruire una democrazia? Bisogna parlarne di questo, perché ormai è il momento, ormai si è aperta la battaglia sulla democrazia diretta e sulla possibilità che diventi qualcosa di vero, di reale, non un'utopia, ecco. Una cosa ci hanno raccontato sempre. Ci volevano i partiti, se non sei un partito sei fottuto, eccetera. La clau, no? Tutto quanto, mette tutto insieme, tutte falsità. Enorme può essere l'importanza. Cioè, oggi si è aperta la battaglia anche nei evidentemente su dove andare, no? Quale organizzazione darsi e dove andare. Cioè, quando io dico per esempio che questo è un movimento non contingente, non dico che sia un movimento che dura molto, può durare anche pochissimo, resta non contingente, come il Comune di Parigi, è durato tre mesi, però dico, ha avuto un'importanza globale, un esempio. E io sono convinto, cioè, qui si tratta l'importanza di oggi, il problema grosso è che bisogna capire, perché per esempio ci sono oggi, c'è una forza trotskista qui che è un po' che corrisponde un po' a quello che sono stati gli autonomi in Italia in un certo momento, insomma, che è l'NPA, no? Il nuovo partito anticapitalista, che ha questa sua, una grossa forza, di cui trovi per esempio, al di là del fatto che sia trotskista, quindi un partito chiuso, ieri questo passo, poi dico, ha un'estensione, una capacità di quadri, no, così, che sono diffusi, che sembra quasi, dico, la vecchia autonomia italiana, insomma, ecco, ti parlo dell'autonomia anni 70, ecco, no, veramente con una enorme diffusione. Ecco, questi qui, per esempio, sono ancora sbalestrati e non riescono a capire se devono starci dentro o no. Dicono dappertutto prudenza. Ma prudenza per cosa? Per aspettare le cose che se non entri ti capiteranno sicuramente. Ma d'altra parte non riescono neppure a svestirsi del loro atteggiamento no partitico, della loro ansia di centralizzazione e di messa al lavoro secondo il loro programma per tutta la gente che gli sta attorno. C'è proprio una difficoltà antropologica per questa gente che viene dai partiti, ecco, di muoversi, anche se sono, come dicono, come questi qui dell'NPA, è gente terribilmente onesta, brava, ecco, sono quadri di fabbrica eccezionali,
di, anche nei servizi, nelle poste, eccetera, così. Sono veramente bravissima gente, però hanno questo stampino, no? Che gli diventa impossibile trovarsi con questa gente. Quindi bisogna che. Quindi è importantissimo esserci dentro, però bisogna essere adeguati. E qui rischi il processo, rischi di essere lungo, perché neppure per i gilets jaunes è chiaro, no, quello che devono fare. Quindi c'è un processo che è tumultuoso, contraddittorio, faticoso, e però è vero. Ecco, quello che importa è questo, no? Che sia vero. Ah, poi c'è quel cretino di Maio, no? Che ha mandato questa, che ha fatto questa uscita, eccetera, no? Che ha fatto questa uscita, è finita. È apparsa una lettera che ha fatto un compagno, no? Che ha mandato a quello che sembrava che fosse in contatto con Di Maio. C'era uno di questi capetti così che vengono fuori, ma non sono capetti, non bisogna neanche dire, ci sono dei capi dei gilets jaunes. I media, no? Cercano disperatamente di trovare il capo, c'era bisogno del convendito, no? Del capo a cui rivolgersi, no? Cioè, ne hanno bisogno, loro non possono vivere senza dei capi a cui rivolgersi. Questa è di sé per sé, questa è una cosa rivoluzionaria totale, no? Il fatto che in una lotta enorme così non ci siano capi. Ecco. Quindi questi si andranno a fare come altri. Dunque vengono fuori di tanto in tanto dei nomi, però sono nomi che durano 15 giorni e sono nomi che servono al massimo come funzioni logistiche. Hanno bisogno nei confronti della polizia di depositare la pianta lì, le manifestazioni. Quindi non ci sono capi così. Questo qui si è rivolto a uno di questi capetti e fortunatamente c'è un compagno italiano che fa parte di Gilles Jaune, che era lì, che ha scritto immediatamente una lettera molto bella, spiegando che cos'erano i 5 Stelle, e tutto è finito nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora, di un pomeriggio. Ecco. Hanno rigettato al mittente la proposta, ma d'altra parte, tutti capiscono, c'è un estremo interesse, che è un estremo interesse. C'è la domanda, come hanno fatto a nascere questi? I 5 Stelle. Perché questo è un problema che effettivamente si pone soprattutto a forze come le vostre. Perché, dico, questi sono stati capaci di raccogliere i frutti di 1000 battaglie fatte dagli autonomi. Ma 1000 battaglie fatte da forze di base, e questi sono stati capaci di infinocchiare tutti, di mettere in piedi questa tecnopolitica della rappresentanza, una tecnopolitica che non cambia, perché è della rappresentanza, no? Proprio di assucchiare queste forze nella merda parlamentare. Ma io credo che effettivamente sì. La votante capitalista non si carica anche della responsabilità della transizione climatica, no? È una lotta che sballa. Cioè, l'Ilva di Taranto, no? Puoi vincere tutto quello che vuoi sul piano anticapitalista, ma resta una perdita complessiva per ogni movimento, finché funziona in quella maniera, finché è impiantata in mezzo alla città. Quindi non se ne parla, cioè evidentemente il mutamento climatico è qualcosa che è una cosa grave, è una cosa che modifica, che oltretutto che è una cosa che massacra i poveri, il mutamento climatico in tutte le sue espressioni. Quindi da questo punto di vista ogni lotta deve comprendere un aspetto essenziale. Quando dico comprendere non è per distinguere, ecco, ma semplicemente per identificare, per precisare. Ecco, sono vari aspetti della lotta, ormai abbiamo maturato su questo terreno, sono anni e anni che queste
che anche le contraddizioni che sono esistite attorno al problema ecologico sono state ampiamente risolte dai movimenti. Quindi credo che questo sia un terreno sul quale evidentemente si tratta di apprezzare. Non sono così sicuro che le cose stiano in questi termini all'interno dei giovani. Ecco, penso che anche lì ci siano delle fratture, degli elementi di discussione ampi, ma sono abbastanza convinto che diciamo che il buonsenso, ormai, perché si può parlare di buonsenso, ecco, per quanto riguarda i giovani, per così dire, c'è un deposito ontologico, no? Proprio un deposito pesante di buonsenso. Ma buonsenso, perché questi sono completamente fuori di testa, questi capi, no? Questo sistema. Cioè c'è un buonsenso stateci attenti bene, perché quando c'è un buonsenso che vince, è qualcosa, è veramente un elemento rivoluzionario, vuol dire che non torna più indietro il buonsenso. Ecco. E c'è questo buonsenso che la questione ecologica è completamente interna, no? Alla questione del costo della vita, alla questione del salario sociale, alla questione dei servizi pubblici, a tutto il resto che viene dietro. Ecco. Però dico, c'è questo buonsenso, però ci sono anche le sue contraddizioni, ci sono le sue difficoltà. Questo è un movimento che è un movimento veramente aperto, ma con tutti, ma però è un resto un movimento, no? Non c'è una verità dogmatica, quindi ogni cosa è sempre da discutere, sempre da riaprire, e speriamo che si consolidi in fretta.